Salve a tutti, lo so è passato molto tempo dal Gran Premio del Giappone 1976, ultima gara di quella tribolata stagione dove Lauda e Hunt giunsero dopo la gara al Glen separati da soli tre punti. Rileggevo però un'intervista rilasciata ad Autosprint dall'allora direttore sportivo Ferrari Daniele Audetto e tornano a gala tutte le perplessità sul clamoroso ritiro di Lauda dopo soli due giri, che costò al Ferrarista la bruciante perdita del titolo per un punto. Cosa dice Audetto? Intanto respinge totalmente la tesi del ritiro per paura. Poi aggiunge c'era un accordo ben preciso nel pregare, anche se non unanime, promosso da me e garantito da Eccleston. Si parte per far contenta la tv e dopo pochi giri tutti i big si ritirano, Hunt e Lauda compresi. In effetti, nelle quasi due ore di stop, in attesa che l'impietosa pioggia cessasse, ci furono infiniti conciliaboli tra team manager e piloti. Si ipotizzò anche il rinvio della gara al giorno dopo, ma le pressioni erano molteplici per l'esigenza di rispettare i diritti televisivi, di non scontentare gli sponsor e il folto pubblico accorso in massa per quella che era la prima edizione di un Gran Premio del Giappone. La pista era comunque un lago. Dopo il warm-up, Lauda disse che in curva si slittava fuori pista anche a 30 km all'ora ma i piloti si divisero da una parte i ragazzoni Peterson, Jones, Brambilla decisi a scendere in pista dall'altra Fittipaldi, Pace e Lauda disposti solo a presentarsi al via per non far perdere alle proprie scuderie il premio di partenza per poi però ritirarsi Anzi, Ante si tenne in mezzo se il direttore di gara dà l'ok okay, io corro c'è anche la testimonianza di Forghieri su un accordo con i team inglesi di non partire ma a 4 minuti dal via erano invece tutti in pista Disse ancora il tecnico. Dunque le parole date secondo Audetto e Forgheri furono tradite. A Dante categoricamente fu imposto di gareggiare dal team manager Teddy Meyer, era presente anche il gran capo dello sponsor Marlboro. Quindi venne dato il via e l'auda due giri dopo si fermò effettivamente per il visibile sconcerto di tutti i membri del team che si chinarono su di lui per capire le ragioni. Anche qui Audetto ha qualcosa da precisare. Dice: Avrei dovuto dirgli torna in pista perché c'era l'accordo per fermarsi, ma doveva farlo dopo Ante, non prima. Mi rivenne però in mente il suo volto distrutto dopo l'incidente e non ebbi cuore di infierire. Nelle memorie di Lauda, però, l'austriaco non si sofferma mai sul presunto accordo, ma si assume le sue responsabilità. Dice: In mezzo a quel diluvio ero in preda al panico, non vedevo nulla e ho pensato: È una pazzia. Ferrari mi paga per correre, non per ammazzarmi. Potevo tenere duro, ma quel giorno non avevo la forza di resistere e condurre una gara d'attesa. L'epilogo è noto. Hunt con una gomma a pezzi si ferma per il cambio a 5 giri dal termine, rientra dopo una sosta di 27 secondi e in estremis prima in fila regazzoni e poi effettua il sorpasso decisivo sulla Sartis di Jones che gli vale il terzo posto e il mondiale. Anche qui ho ritrovato una chiosa polemica di Forghieri che dice: Io sono convinto che qualcuno abbia giocato nei box perché negli ultimi tre giri Anta ha fatto quattro sorpassi che non aveva fatto in tutta la gara. In sostanza, un Gran Premio epico che a distanza di quasi 50 anni conserva ancora un perverso alone di fascino e di mistero. Grazie per l'attenzione, lasciami un like se il video ti è piaciuto e se vuoi, guarda subito quest'altro video su un altro Gran Premio storico. Ciao.